20.000 euro per ripristinare il decoro nella villa Pantano di Riposto. E questo è il preventivo di spesa calcolato dal settore manutenzione del comune per i lavori necessari al fine di eliminare inconvenienti di natura igienica dovuti alla carenza di interventi nella cura del verde e della pavimentazione, come si legge nella relazione tecnica redatta dall'ufficio. Sarà il fondo del sindaco anno 2013 a far fronte a questa spesa. Si interverrà nella manutenzione delle piante ad alto fusto con l'eliminazione di alcune palme aggredite dal punteruolo rosso e i rami a pericolo di caduta. Inoltre si interverrà sulla manutenzione della pavimentazione dei viali con il ripristino di alcune buche che in passato hanno causato infortuni da parte dei cittadini. Crescita di radici di alberi e manto dissestato costituiscono infatti tranelli pericolosi per i passanti. Con questo impegno di spesa si interverrà su questi due aspetti. Il fondo del sindaco, 40.000 euro, è stato impegnato anche per ripristinare la bambinopoli di Villa Pantano con l'allestimento di giochi e il pavimento gommato. Il primo cittadino caraiano ha dichiarato: oltre alla Villa Pantano, questo fondo è stato utilizzato per interventi di manutenzione al municipio e per famiglie bisognose.